sano parte dall'educazione, che noi dobbiamo. Benvenuti a Granda News, apriamo questa edizione delle video notizie con la cronaca. La sera di domenica 2 settembre è avvenuto un grave incidente stradale tra Vinadio e Aisone. Secondo le prime testimonianze, la moto con a bordo la 52enne Marina Dalmasso, originaria di Robilante e guidata da suo marito, si è scontrata per ragioni in fase di accertamento con un capriolo che stava attraversando la strada. Nel sinistro la donna ha perso la vita, ne a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione degli operatori del 118, subito intervenuti sul posto. Il marito è invece rimasto illeso. Ai carabinieri di Vinadio e Pietraporzio, che hanno eseguito i rilievi del caso, spetta ora il compito di accertare la dinamica dei fatti. Antonino Aime, il pensionato investito in piazza Regina Elena Valdieri la sera di mercoledì 29 agosto, è deceduto all'ospedale Santa Croce di Cuneo dopo 3 giorni di coma. L'anziano era il padre di Aldo Aime, il titolare della tabaccheria di Corso Dante Livio Bianco, che si trova a pochi metri dal luogo dell'incidente. La notizia della sua scomparsa ha destato grande cordoglio sia a Valdieri che a Entracque, paese dove era nato e nel quale aveva svolto il ruolo di assessore all'agricoltura negli anni 60. I suoi funerali dovrebbero avere luogo domani a Entracque dopo il nulla osta della magistratura, mentre alle 19 di oggi, lunedì 3 settembre, è previsto il rosario in suo onore nella camera mortuaria del Santa Croce. Oltre al figlio Aldo, Antonino Aime lascia i figli Mario e Antonella, le sorelle Anna e Giovanna, 4 nipoti e 2 pronipoti. È finita prima in caserma e poi nella casa circondariale di Alba la latitanza di un 25enne marocchino arrestato dai carabinieri della stazione di Alba per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è colpito da alcuni mesi da un provvedimento di cattura emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Torino e incappato ieri mattina nei controlli dei carabinieri nella zona adiacente allo scalo ferroviario. Identificato appena sceso da un treno in arrivo dal capoluogo piemontese, è stato condotto in caserma dai militari che, una volta accertata la sua reale identità, lo hanno arrestato e associato al carcere di Alba, dove dovrà scontare una condanna definitiva a 1 anno e 2 mesi di reclusione per spaccio di droga. Il colle della Lombarda è stato dichiarato nuovamente praticabile dalle 9.45 di lunedì 3 settembre. La circolazione in zona era stata deviata a causa della neve a partire da ieri, domenica 2 settembre. La mattina di domenica sempre si sono svolte presso il santuario di Madonna degli Alpini sulla collina di San Maurizio a Cervasca le celebrazioni per il 69° anniversario della campagna di Russia. La manifestazione è stata caratterizzata dalla presenza di centinaia di alpini, affiancati da numerose autorità civili e militari e dai 6 reduci. Antonio Franza, presidente della sezione ANA di Cuneo, ha inaugurato la lapide in onore di Don Rinaldo Trappo, cappellano militare della divisione alpina cuneense in Russia, medaglia d'argento al valor militare, decorato con 3 croci di guerra e deceduto a Susa nel 2010. Sulla lapide è stato scritto: amò e aiutò per tutta la durata della guerra in Russia i suoi alpini, cercando di portarli in salvo con il suo coraggio e la sua generosità verso il prossimo. Ed era anche questa l'ultima notizia per oggi. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do l'appuntamento a domani. Arrivederci.